Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. L'ospite di oggi ha una valenza speciale, non soltanto chiaramente in qualità di doppio ex, ma una valenza speciale dal punto di vista affettivo, umano, perché sono trascorsi tantissimi anni, ma costituisce ancora una bandiera che i tifosi rosanero ricordano e sventolano anche idealmente con grande orgoglio. Buon pomeriggio Daniele Di Donato, ciao Daniele. Buon pomeriggio a voi. Allora Daniele, passano gli anni e si susseguono giocatori di grandissimo calibro, di grandissima levatura qui a Palermo, qui in Sicilia, ma il tuo nome resta comunque legato e direi anche marchiato a fuoco nel cuore e nella mente dei tifosi del Palermo, lo sai questo? Lo vedo, questo è un amore reciproco, è la cosa più bella che mi porto dentro d'altronde, no? Il giocatore finisce, l'uomo rimane ed io ho un rapporto con Palermo città, la gente di Palermo straordinario ed è la cosa più bella che mi sia rimasta. Daniele, se la maglia del Palermo non la puoi più indossare, noi sappiamo però che te la fai regalare adesso da un amico speciale, no? Sì, io ho chiesto a Gigi di portarmi la maglia appena tornava ed è stato di parola. L'ho indossata lunedì sera. Guarda un po', Daniele, magari ai tempi dell'Ascoli dovevi essere tu potenzialmente a regalare una maglia del Palermo, sicuramente ne avrei tantissima. Luigi Giorgi, mai avresti potuto pensare che potesse accadere il contrario. Invece Luigi Giorgi è arrivato qui a Palermo ed è arrivato tra lo scetticismo, lo diciamo, e anche qualche ironia di troppo sul suo conto, ma sta dimostrando di essere all'altezza. Certo, io con Gigi ci ho giocato diversi anni e sapevo delle qualità sia umane che come calciatore del ragazzo. Quando è arrivato a Palermo io ero convinto che lui avrebbe fatto bene. Ci vuole un po' di tempo perché non è uno di quelli che va subito all'occhio, però io scommettevo sulle sue qualità. E oggi, a distanza di qualche mese, si sta ritagliando il giusto spazio e sta diventando un giocatore importante per questo Palermo. Daniele, avevo dubbi. Daniele è talmente duttile Luigi Giorgi perché può fare l'esterno sia alto che basso su entrambe le corsie, adesso addirittura Gasperino sta impiegando da trequartista, che facciamo fatica a capire qual è la collocazione tattica migliore per esaltare le sue qualità. Ci dai una mano? Ma guarda, io quando è venuto la prima cosa che ho detto è che è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe allenare, perché è un giocatore umile, che lavora tantissimo e dove lo metti ti garantisce la prestazione. Forse, diciamo tra virgolette, il ruolo che gli si dice di più è esterno alto a sinistra, però anche mezzala può giocare, ma lui si adatta a fare un po' di tutto e lo fa bene. Daniele, stai seguendo chiaramente il Palermo, ti sarai reso conto che da Sannino a Gasperini, insomma, c'è stata una metamorfosi, direi quasi totale, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche della personalità, della qualità del gioco. Ecco, come cambia una squadra nel giro di 10-15 giorni in maniera così repentina? Guarda, a volte è strano, e noi siamo capitati 2 anni di fila, che fino al cambio allenatore da una squadra, cambia l'allenatore, cambia da tutt'altra squadra, un'altra squadra. Purtroppo sono dei momenti, degli eventi. Gasperini ha toccato sicuramente le corde giuste, è un allenatore valido dove fa del lavoro la sua virtù, i ragazzi gli stanno andando dietro e questa è la cosa più importante. Cosa ti è piaciuto di più del Palermo di Giampiero Gasperini? Perché le svolte dal punto di vista tattico sono state davvero tante, la difesa a 3, anche la posizione di Donati schierato come centrale difensivo, i due trequartisti dietro una sola punta, insomma ha davvero stravolto un po' tutto l'assetto. Cosa ti ha colpito e ti ha impressionato di più? Sicuramente la voglia di ottenere un risultato, corre su ogni pallone e appunto la voglia di inseguire quel risultato che mancava. Sono venuti i risultati, sono venute le prestazioni e questo fa morale ed è importante. Poi si è scoperto Donati in centrale difensivo, che è un signor giocatore, è stato bravo Gasperini a,
a metterlo lì. Oggi il Palermo sta giocando bene, io sia col Chievo che con il Genoa ho fatto due buone partite, ho avuto adesso le due settimane per rimodellare, a seguire le ultime gole di Gasperini, e le domani si rinizia dopo domani. Daniele, tu certamente riuscirai ancora a percepire gli umori della città perché hai ancora dei contatti e sai perfettamente, insomma, che dopo anni importanti, meravigliosi, dove si è centrato anche la qualificazione in Europa, una finale di Coppa Italia, adesso c'è un po' di scollamento tra il pubblico e la squadra, perché questo impoverimento, insomma, dal punto di vista tecnico, qualitativo dell'organico degli ultimi due anni ha fatto perdere un po' di entusiasmo. Ecco, come ritrovarlo questo entusiasmo, e se l'avvento di Pietro Lomonaco, che è un dirigente davvero di grande levatura, può sovvertire il trend a tuo avviso? Ma sicuramente può aiutare. Lomonaco è un grande dirigente, ha dimostrato a Catania di saper far calcio e di creare il giusto entusiasmo, e sicuramente saranno risultati che dovranno trascinare appunto la gente a ritornare, perché alla fine io penso che per il troppo amore, no? Il palermitano ama visceratamente la squadra, quindi quando è in difficoltà si abbatte, no? come noi giocatori, alla fine quando le cose vanno male siamo i primi ad abbattersi, però sanno sempre, vivono. Loro vivono per il Palermo Calcio, quindi basterà poco per risbocciare l'amore, perché l'amore è talmente grande che non serve. Per farli tornare un po', fargli avere un po' più di fiducia, ecco. A proposito di questo, Daniele, devo dirti una cosa: Pietro Lomonaco è stato molto bravo, perché ha toccato subito le corde giuste con il pubblico, con l'ambiente, ovvero ha percepito lo scollamento tra i tifosi e la squadra, ha detto subito: il mio primo obiettivo è riconquistare il pubblico, riportarlo al Barbera, lo ha fatto con delle iniziative promozionali, con una serie anche di mini abbonamenti, ma soprattutto ha toccato un punto molto molto caldo, ovvero il rinnovo di contratto di Fabrizio Miccoli, dicendo: Fabrizio Miccoli resterà rosanero a vita, quindi spazzando via un po' tutti i dubbi. Ecco, il senso di appartenenza del pubblico si consolida anche con questi gesti, ovvero cristallizzando il giocatore simbolo, il giocatore bandiera nella storia del club, gratificandolo per come merita. Ecco, questo non sempre è accaduto in passato con giocatori come Eugenio Colini, con giocatori come Lamberto Zauli, come Daniele Di Donato. Ecco, hai qualche rimpianto da questo punto di vista? Non ti sei sentito magari trattato col giusto riguardo? No, alla fine la società fa le proprie scelte, no? Ha un proprio cammino, e evidentemente io non facevo più parte del proprio progetto. Sicuramente mi dispiace, perché io a Palermo sono rimasto a vita senza proprio così, occhi chiusi. Io Lomonaco è stato molto 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 importante a toccare i tassi giusti, ha saputo dove intervenire, e uno come Fabrizio deve rimanere, cioè dovrebbe dare il contratto in bianco, farlo firmare subito. Sono quei giocatori che giocano o non giocano, sono talmente importanti per tutto il contesto che non ci nemmeno pensare, e Lomonaco che è stato bravo in questo. È stato bravo in questo, ed è giusto che Fabrizio rimanga a Palermo ancora a lungo, perché a parte che è un signor giocatore, perché quando sta bene lo si vede in campo, è una spanna sopra gli altri, e poi come ragazzo, come collante tra società, tifosi, è importantissimo, quindi giusto così. Allora, Daniele.